Invito tutti quelli che vedono questo filmato a frequentare Riccardo Rivarola perché è un portento della natura, è una persona, devo dire, unica e irripetibile. Io mi sono permesso di mettere su Facebook il sito Pinocchio nella rete e addirittura l'ERT, l'Emilia Romagna Teatro e molte persone hanno appunto detto: ma chi è questa persona geniale? Siamo molto interessati perché ha delle sfaccettature che si possono portare tranquillamente anche in un teatro. Cioè, e poi il fatto di mettere in relazione i bambini italiani con i bambini stranieri di altri luoghi, che così tramite la rete imparano l'italiano e i nostri imparano le altre lingue. Devo dire che Pinocchio nella rete è un progetto mediatico che ancora non ha forse la rilevanza, ma diventerà parallelo ad altri progetti uno dei più importanti per l'educazione e l'insegnamento dei valori etico-costituzionali, perché non ci dimentichiamo che i bambini sono uguali, gli esseri umani sono uguali nel mondo, con pari diritti e doveri, e la cosa che ci accomuna è la cultura, la scienza, le arti, il dare senso e valore alla nostra vita. In fondo è questo. I valori che io credo si debbano avere dovrebbero essere quelli della fratellanza, dell'amicizia, della conoscenza, perché tutto quello che conosci non ti spaventa più. E quindi un progetto come Pinocchio nella rete, a mio avviso, può servire tantissimo nel pacificare gli animi, specialmente in questi periodi. Pinocchio nella rete, può essere, diciamo, il cemento di tutte queste iniziative, quindi artisti, teatranti, registi, scenografi, a man bassa, prendere le idee che Riccardo riesce a mettere insieme con una genialità veramente unica, da grande maestro, anche perché essendo più o meno della mia età, anzi, a qualche mese in più di me, Riccardo, io sono molto imbranato in tutto ciò che è tecnologico, quindi non mi capacito come faccia a essere così all'avanguardia. Però non è soltanto un mettere la tecnica, lui mette il cuore e la tecnica è solo uno strumento per divulgare il cuore, la mente, il pensiero. Quindi abbraccio in pieno questo progetto. Dove c'è poi un altro amico carissimo che è Paolo Brenzini, che Benissimo, bravo. stimo tantissimo. Ti lascio. Ok, grazie, grazie ancora. Una bellissima lezione, oltre che un bellissimo incontro. Grazie a nome di tutti, davvero. Grazie, ciao, ciao Ciao, Riccardo. ciao, alla prossima. Alla prossima.